Questa a Genova la Juventus in fase di attacco contro il Genoa che battendola ha accentuato la sua crisi latina. Crisi di gioco, crisi di lucidità tattica ed ancora crisi di capacità realizzatrice. Un pallone dopo l'altro da fuori area al centro dell'area piccola. Ne abbiamo contati in azioni apprezzabili esattamente 14. Alla continuità di Scirea e Gentile non hanno corrisposto neppure i guizzi di Galderisi, fatto entrare da Trapattoni al posto di Cabrini. Mancava lì in mezzo Paolo Rossi. È attenuante da non sottovalutare, certo, ma il secondo tempo di Bognet e Platini, ed anche di Marocchino, è stato tale da far perdere la pazienza anche a Boniperti, che si dice, gli spogliatoi sono rimasti chiusi a lungo, abbia minacciato multe salate. Sentiamo Francesco Morini, per il quale 4 punti sulla Roma sono recuperabili. Girone di ritorno è lungo, conoscendo i ragazzi che giocano nella mia squadra, che sono tutti seri professionisti, senz'altro faranno un girone di ritorno alla grande e 4 punti si possono colmare. La partita ha avuto senso abbastanza unico. Juventus all'attacco fino al 36esimo del primo tempo, con qualche occasione come questa di Scirea, la parata è di Martini, e molta determinazione. La rete su punizione per un contestato intervento di Prio. Batte Antonelli alla Platini ed è rete partita. La rivediamo dal basso. Platini ha cercato invano di emulare Dustin Antonelli. Non era la sua giornata. Partita a senso unico, dicevamo. Nel secondo tempo l'area del Genoa è parsa ancora più affollata, con Galderisi quasi ultima carta di Trapattoni. Le occasioni migliori, questa di Tardelli, quest'altra di Brio. Ma c'era, e come, anche un buon Genoa, che si è difeso, come avete visto, il suo 1-0, ha aggiunto in contropiede una rara capacità di intelligenza tattica al suo senso di partita. Vediamo 2 brutti momenti per Zoff, a firma di Briaschi, e poi di Iachini. Di questo Genoa, ovviamente soddisfatto Simoni, per il quale la sua squadra ha battuto una Juventus non in crisi. È la sua opinione raccolta da Alfredo Liguori. Perché per me la Juve ha fatto una grossa partita sul piano della determinazione, ha cercato il gol in tutti i modi, è stata sfortunata in qualche conclusione, e purtroppo ha perso la partita, però noi nel finale soprattutto abbiamo dimostrato di meritarla, siamo andati vicini anche al 2-0 in 2 o 3 occasioni, contropiede, loro non ci stavano a perdere, naturale, perché si giocavano una parte importante del campionato.